Napoli Village ha seguito in esclusiva l'inaugurazione del Napoli Club Cuneo Uomini di Mondo, registrando le dichiarazioni dei maggiori protagonisti della serata. Interventi, questi che ascolterete, immersi in un clima di festa colorato d'azzurro e inebriato da una sola passione, in altre parole, il Napoli. Ai microfoni di napolivillage.com, intervistati da Emilia Senzale, sono intervenuti il presidente Francesco Criscuolo, il direttore sportivo Carmine Messina e l'assessore allo sport Walter Fantino. Un saluto al presidente del Napoli Club Cuneo, Francesco Criscuolo. Ciao Francesco. Ciao Emilia, buonasera. Buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano. Francesco, senti, noi ovviamente ci stiamo sentendo in questa serata proprio perché da lì da te c'è l'inaugurazione del vostro club, ce ne vuoi parlare? Sì Emilia, te ne parlo molto volentieri. Questa sera per fortuna siamo riusciti a fare l'inaugurazione del nostro club e siamo emozionatissimi, è una cosa che volevamo da tanto, siamo anni che siamo qui a Cuneo e siamo super emozionati, il club è aperto, gli ospiti stanno arrivando. Siamo in attesa dei primi ospiti importanti, del sindaco, delle autorità, di qualche ex giocatore. Ti anticipo già che abbiamo Varricchio, che è un ex del Napoli, che gioca qui nel Cuneo, quindi ci onora con la sua presenza. E non vediamo l'ora di iniziare, siamo un po' agitati, quindi ci puoi capire. Allora Francesco, ovviamente mentre te stiamo parlando nel video che vedranno tutti gli utenti di Napoli Village potranno insomma assistere a quelle che sono le vostre foto, le foto che avete scattato appunto in questa serata. Ce la vuoi un po' descrivere come festeggerete esattamente? Ma inizieremo sicuramente con il taglio del nastro, un po' classico ma dovuto. Poi entreremo nella sala, faremo delle foto, ci faremo vedere com'è fatta la sala in cui noi guardiamo le partite del nostro grande Napoli, vedrete le nostre sciarpe, vedrete i nostri poster, le foto, vedete il maxi schermo che è una cosa stupenda per ammirare il Napoli. Poi faremo vedere la nostra sala dove possiamo consumare, faremo vedere soprattutto i nostri amici che suonano, abbiamo un piccolo complesso che suona appositamente per noi stasera, chiaramente musiche di Pino Daniele, ci mancherebbe. I ragazzi si chiamano Senza Arte né Parte, sono bravissimi, quindi allieteranno questa serata e poi vi faremo vedere le foto di come è andata. Francesco, tu sei il presidente del Napoli Club Cuneo, ma dimmi un po', sono molti veri tifosi azzurri che ospiterete non solo questa sera, ma in tutto l'anno, da adesso in poi, giusto? Giustissimo, io ho l'onore di essere il presidente di questo club e ne sono contentissimo, ne sono tanti, hai detto bene, per il momento noi come club ospitiamo una sessantina di soci, ma qui nel Cuneese sono tantissimi i campani e i tifosi del Napoli, quindi il nostro augurio e la nostra speranza è quella di raggiungere innanzitutto prima di marzo la quota 100 e poi vi chiameremo e ve lo faremo sapere così lo festeggiamo insieme. E poi di raggiungere il numero massimo e stare tutti insieme per seguire sempre il nostro Napoli. Francesco, semplicemente ora ti chiedo un tuo augurio per il Napoli. Io auguro al Napoli un in bocca al lupo per il campionato, spero di arrivare il più avanti possibile, spero di vincere la Coppa Italia, di superare il Chelsea e di andare avanti con questo sogno, senza pretendere niente di più ma di andare soltanto avanti. Grazie a Francesco Criscuolo per essere intervenuto ai microfoni di Napoli Village in onore dell'inaugurazione del Napoli Club Cuneo. Ovviamente da parte mia, da parte di Emilia Senzale e di tutta la redazione di Napoli Village, i migliori auguri per questa inaugurazione di questo fantastico Napoli Club. Ciao Emilia, grazie mille, un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano, in bocca al lupo a Napoli e al Napoli Club Cuneo, grazie mille. E un saluto ovviamente anche al direttore sportivo Carmine Messina che interviene per l'appunto anche lui al microfono di Napoli Village in onore dell'inaugurazione del Napoli Club Cuneo. Ciao Carmine! Ciao Emilia, buonasera a tutti, grazie della tua ospitalità. Prego Carmine, tu sei stato già ospite alla rubrica Linea Azzurra Gol di Napoli Village. Allora Carmine, come vanno lì le cose? C'è già molto entusiasmo per la vostra inaugurazione? C'è l'entusiasmo azzurro in giro?
Sì, tantissimo, tantissimo, sta arrivando tanta gente, tanti nuovi iscritti, tante persone che con la curiosità di vedere la nostra sala, il nostro club, senza volerlo si è trovata iscritta al nostro club e questo a noi ci fa tanto piacere. Persone di ogni età, come ti dicevo l'altra volta, noi oltre a voler portare avanti la nostra passione per il calcio, vogliamo anche fare altro che entrare più nel sociale, ti ripeto, unire persone di ogni età, persone di ogni ceto sociale, senza fare nessuna distinzione, perché il calcio è anche questo, unirsi per ogni cosa. E il tuo augurio invece per il Napoli? Il mio augurio per il Napoli è che diventa sempre più grande e riesca a portare a casa un trofeo come può essere la Coppa Italia, che comunque va onorato nel giusto modo. È un grande trofeo che a noi fa tanto piacere, a noi tifosi fa tanto piacere poter mettere su in bacheca, ecco. Perfetto, grazie a Carmine Messina, direttore sportivo del Napoli Club Cuneo, per essere intervenuto in questa serata dedicata all'inaugurazione del Napoli Club Cuneo. Ancora auguri da parte mia e da parte di Emilia Senzale e dalla redazione di Napoli Village. Grazie a tutti, grazie Emilia Senzale, vi ringrazio di cuore della vostra grande ospitalità. Buonasera dottor Walter Santino, l'assessore allo sport, giusto? Sì, sono io, buonasera. Buonasera, auguri per la sua partecipazione all'inaugurazione del Napoli Club Cuneo. Noi di Napoli Villa ci con sincera passione quella che è stata la festa di questa sera. Come stanno andando le cose? Sta andando benissimo. Io penso anche una cosa, io ho avuto modo di visitare anche Napoli. Napoli è una città di grandissime tradizioni in tutto quello che fa, nella musica, in tutto. E secondo me, in un momento in cui il Napoli Calcio sta andando bene, sia in Champions che in campionato, è importante che sia nato qui a Cuneo un Napoli Club, perché innanzitutto i napoletani della città di Cuneo sono tanti e avevano un punto, di avere un punto di ritrovo e un punto nel quale potersi vedere le partite assieme, poter condividere esperienze, secondo me, ha due valenze, una valenza sportiva, perché ti trovi e vedi la partita, ma anche una valenza sociale, perché anche come comunità napoletana Cuneo, da questa iniziativa, da questo contesto possono nascere anche delle iniziative a carattere sociale, no? Quindi io penso che sia un momento importante. Io sono un tifoso di un'altra squadra, ma ricordo ad esempio il Napoli di Rudi Crolla e il Napoli di Maradona, insomma, seguo il calcio da 30 anni anch'io. Mancava a Cuneo e in Cuneo città un Napoli Club. Per cui penso che questi ragazzi, questi signori che hanno messo in piedi il tutto, meritino un applauso anche da voi da Napoli. E poi abbiamo avuto anche l'onore di avere un giocatore che ha giocato nel Napoli, Massimiliano Varricchio, che ha giocato a Napoli nel primo anno di De Laurentiis, e quindi anche questo ha dato, secondo me, un tocco di bello e di allegro a questa manifestazione. Ma io mi auguro davvero di cuore che questa sede sia viva, che abbia vita lunga e che da questa iniziativa possano partire anche tante altre iniziative. Questo è il mio pensiero. Grazie assessore allo sport Walter Santino per essere intervenuto ai microfoni di Napoli Village. Grazie a voi, da ripasso. All'inaugurazione è intervenuto anche l'ex giocatore del Napoli, che milita attualmente nel Cuneo, Massimiliano Varricchio. Il club registra 53 iscritti, gran parte dei veri e propri napoletani veraci, che si sono trasferiti nel cuneese per fare il servizio militare. Dopo l'inaugurazione vera e propria, col tipico taglio del nastro, la festa è continuata con un rinfresco. Non poteva mancare la pizza, emblema della cucina napoletana, ed una grandissima torta, rigorosamente azzurra, dedicata al Napoli Club Cuneo. In sottofondo, la musica della band Senza Arte né Parte, che ha lietato tutti gli ospiti, circondati letteralmente da immagini raffiguranti i giocatori del Napoli. Dalla redazione di napolivillage.com non resta che ringraziare e rivolgere nuovamente gli auguri a tutto il direttivo e a tutti gli iscritti del Napoli Club Cuneo Uomini di Mondo. Emilia Senzale per napolivillage.com.